Enrico Cisnetto presenta Roma incontra Rapacis. Più talk, meno show. Buonasera e benvenuti alla quinta puntata di Roma incontra Rapacis, l'unico programma televisivo più talk e meno show. Già, una volta tanto ha ragione Beppe Grillo, meglio star lontani dai talk show. Lui l'ha detto per ragioni poco nobili, vuole che nel suo 5 Stelle ci siano soltanto soldatini anonimi, automi. Ma è vero, basta trasmissioni dove non si può parlare, dove non si può iniziare un ragionamento senza che si sia già passati ad un altro. E il nostro modo di fare approfondimento è l'esatto opposto. Stasera, per esempio, parliamo di America e lo facciamo senza pregiudizi, senza partigianerie. Mancano 24 ore al voto che dovrà decidere se alla Casa Bianca ci rimarrà un deludente democratico, Obama, o se al suo posto andrà un repubblicano poco promettente, Romney. Cercheremo di capire chi vince questa che sembra una classica partita da 0-0 e che comunque finisca per noi sarà penalizzante. Obama ci farà pagare la crisi dando la briglia al debito, Romney è quello che ha accomunato l'Italia alla Grecia. In tutti i casi le presidenziali americane si giocano sull'economia. Un punto l'ha segnato Obama, oltre 500.000 di persone ha trovato lavoro negli ultimi 3 mesi, ben oltre le previsioni, e la crescita intorno al 2% non è sufficiente, ma l'Europa in recessione se la sogna. Romney viceversa potrebbe far gol sullo Stato sociale. Alla maggioranza degli americani, quello di tipo europeo che vogliono i democratici non piace, preferiscono il modello liberista. Azzardo, vincerà chi ha fatto meno errori. Già, facile direte voi, è così sempre, vince il meno peggio. Vero, ma solo fino a un certo punto. Le elezioni americane nel passato hanno offerto spunti ben più interessanti di un presidente uscente che balbetta in un faccia a faccia televisivo e poi coglie l'occasione di un uragano per rifarsi la verginità perduta, e di uno sfidante che spara fesserie, tipo che bisogna mettere gli alzacristalli elettrici ai finestrini degli aerei per poi suggerire agli americani di non diventare italiani. Il fatto è che gli Stati Uniti non sono più l'America, quella celebrata nei film di Frank Capra, quella del jazz di New Orleans, quella delle canzoni di Sinatra, del mito di New York, la terra promessa. Già, ma dove è finito l'American Dream? Il sogno americano per cui attraverso il lavoro, l'intraprendenza e la determinazione è possibile conquistare la prosperità e salire i gradini della scala sociale, c'è ancora? O se l'è portato via in quella maledetta estate del 2007 la crisi dei mutui e del mattone che ha poi generato il più grave crack della finanza mondiale dal 1929 in poi? È lì che è finito il ruolo egemone politico, economico, militare degli Stati Uniti nel mondo? Ma non lamentiamoci proprio noi se assistiamo alle elezioni forse meno entusiasmanti che si ricordi. In Europa gira gente ben peggiore. In Italia poi fino a ieri avevamo Berlusconi e domani potremmo avere Grillo. Non so se mi spiego. Sigla. Buonasera, grazie, buonasera. Dunque c'era una volta l'America e domani comunque vada al di qua dell'Atlantico sarà un po' una mezza fregatura, perché se resta Obama, abbiamo detto, ci abbiamo un presidente che ha fatto fatica a gestire la crisi finanziaria mondiale, non ha preso quelle decisioni che ci si aspettava, quelle sulla grande finanza che o sono globali o non sono e che quindi richiedono prima di tutto la disponibilità dello Stato egemone degli Stati Uniti, e dall'altro ha scaricato l'eccesso di debito sull'Europa che colpevolmente si è fatta mettere sotto. Se vince Romney, è quello che abbiamo sentito, ha accomunato l'Italia alla Grecia. Sarà stata pure una battutaccia però da campagna elettorale, però insomma se i casi sono due, o ci crede davvero e allora sono dolori, oppure era solo una battuta per dire che, come dire, per fare campagna elettorale, ma allora cosa, si è giocato il voto degli italoamericani, si è giocato il voto degli ispanici, perché ha messo anche la Spagna nel mazzo dei paesi un po' appestati. In tutti i casi non è un segno di intelligenza. E poi comunque la locomotiva americana a cui eravamo abituati ad essere attaccati è un treno che sta viaggiando sempre più per conto suo. Ne parliamo con molti ospiti qui alla Rapacis, in collegamento dagli Stati Uniti, ma prima di presentarveli diamo una mano al PIL, al nostro PIL, quello che ha estremamente bisogno, pubblicità.
Bene, eccoci qui, cominciamo questa nostra serata dedicata al voto per le presidenziali americane. Vi presento subito gli ospiti, comincio alla mia sinistra con il professore di storia americana Massimo Teodori. Il presidente di Palmo, nonché ex ministro degli esteri Gianni De Michelis. La giornalista della Associated Press e Television News Patricia Thomas. Il presidente della SACE, nonché nostro ex ambasciatore a Washington, Giovanni Castellaneta. In collegamento poi avremo Mario Platero del Sole 24 Ore, Massimo Gaggi del Corriere della Sera e Federico Rampini di Repubblica, che credo abbiamo già in collegamento. Rampini, mi senti? Sì, io sono qua. Ciao, grazie. So che tu stai... Ti abbiamo rubato un momento perché stai lavorando per fare il resoconto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Beh, intanto partiamo con i sondaggi. Pareggio, come ho visto alcuni sondaggi, o Obama avanti di un'incollatura? Direi la seconda. Insomma, in realtà, se dovessi dare una risposta completa, direi che in questo momento la testa dice Obama, la pancia dice Romney, nel senso che la testa, la razionalità, un'analisi accurata dell'immensa mole di sondaggi, perché la quantità di sondaggi disponibili è quasi allucinante, quasi sconfortante, però alla fine dà un responso abbastanza affidabile a favore di Obama, soprattutto in quegli stati chiave, poi magari spiegheremo anche cosa sono e perché sono così importanti, quelli dove si gioca davvero la partita di domani. La pancia dice ancora Romney, nel senso che in queste ultime settimane si è sentita una voglia di vincere da parte del candidato repubblicano e soprattutto da parte della sua base, cioè questa volta l'entusiasmo, per così dire, sta a destra, mentre nel 2008 era tutto a sinistra. Quindi c'è un elemento anche così emotivo, irrazionale, forse imprevedibile, imponderabile, che ancora potrebbe fare la sorpresa, però in linea di massima è Obama. Ma gli stati che sono decisivi sono l'Ohio, come ho letto, e che cos'altro? Perché funziona? Stiamo parlando addirittura di una decina di stati, perché in linea di massima la Florida per prima tra questi stati in bilico. Allora, cominciamo col ricordare così molto, molto velocemente che in America non c'è un collegio unico nazionale, la percentuale nazionale del voto non ha alcun significato, perché ogni stato è un collegio elettorale dove vige quasi sempre, con due eccezioni sui 50 stati, praticamente un maggioritario secco di tipo inglese, cioè chi vince col 50+1, col 50% più 1 porta via tutti i grandi elettori di quello stato. Ci sono degli stati dei quali si sa benissimo già come votano, perché votano sempre allo stesso modo: la California vota sempre democratico, il Texas vota sempre repubblicano. Quindi alla fine, dove veramente la battaglia si gioca, visto che i due schieramenti sono abbastanza a parità, è in questo ristretto numero di stati in bilico. La Florida, la più importante, poi c'è l'Ohio, ce ne sono altri, la Pennsylvania, che è considerato uno stato abbastanza facile per i democratici. In realtà ultimamente Romney ha investito molto, sia in pubblicità televisiva, sia nelle sue presenze, nei suoi comizi in Pennsylvania. Non si capisce bene se sia un bluff o se pensa veramente di portare via la Pennsylvania. Insomma, la mappa degli stati in bilico non è chiarissima, non è tutto. Però io credo che guardare Florida, Ohio, Wisconsin, Nevada, Colorado probabilmente già potrebbe bastare domani sera, cioè per voi sarà già mercoledì mattina, a darci un'idea. Senti, voglio cogliere l'occasione del fatto che tu sei stato per molto tempo in Cina, conosci bene l'Asia, perché in queste ore c'è, poi ne parleremo successivamente, ma ti colgo l'occasione per farti iniziare a te questo discorso. Contemporaneamente alle presidenziali americane c'è un grande avvenimento che si svolge nella seconda
qualcuno dice prossima prima potenza mondiale, cioè la Cina, il congresso del Partito Comunista Cinese che dovrebbe dare alla Cina una nuova leadership, una nuova classe dirigente. Tu come vedi quell'avvenimento e che parallelo si può fare tra le due cose? Beh, questa coincidenza temporale è molto curiosa e intrigante, naturalmente colpisce l'immaginazione. È vero che le due principali potenze mondiali, una forse in declino, l'altra forse in ascesa, stanno cambiando leader a pochi giorni di distanza, e proprio per questo colpisce l'estrema differenza, cioè mentre in America, con tutti i problemi che ci sono, anche di contestazioni su questo sistema elettorale, c'è anche una lotta sulla difesa del diritto al voto, perché i repubblicani hanno fatto delle manovre un po' sporche per ostacolare l'esercizio del diritto di voto in alcuni stati. Ma insomma, nonostante tutto, questo è lo spettacolo di una grande democrazia, e la campagna elettorale, che per certi aspetti può sembrare anche estenuante, comunque è un grande momento di confronto nazionale su temi importanti per il futuro del paese. In Cina tutto avviene dietro le quinte, cioè viene tutto deciso a porte chiuse, neanche nel congresso del Partito Comunista, perché al congresso ci sono dei delegati che non contano niente, alzano la mano come dei burattini, sono in realtà pochi, sono sostanzialmente i 22 membri del Politburo quelli che veramente decidono. E questo per certi aspetti è il vero limite della Cina, cioè se uno pensa anche come 4 anni fa, quando Obama divenne presidente e l'America trascinava tutto l'Occidente in una gravissima recessione, si pensò che potesse essere giunto il momento del sorpasso della Cina. Poi in questi 4 anni in realtà la Cina ha mostrato tante debolezze, economicamente ha continuato a crescere, però con delle tensioni sociali, dei conflitti sociali sempre più forti. Non ha saputo dispiegare la propria potenza, non ha saputo trasformare la propria stazza economica in soft power, in egemonia culturale. Per esempio è singolare come la Cina abbia pesato poco nella crisi dell'Eurozona, pur avendo dei capitali quasi illimitati da usare per essere che in America un attore. E che in America ha usato, perché è il più grande, in America li ha usati, è il più grande, sì, possessore anche di titoli del debito americano. Certo, però anche nei confronti dell'America, poi se uno vede come in questa campagna elettorale la Cina è stata maltrattata da ambedue i candidati, soprattutto da Romney, che l'ha accusata di ogni turpitudine, anche ha ragione, ha parlato di concorrenza sleale, di pirateria, temi che sono noti, che anche noi italiani conosciamo bene, ma insomma alla fine anche il suo potere di condizionamento degli Stati Uniti attraverso la leva finanziaria non si esercita così pienamente come uno si potrebbe aspettare, e i limiti sono legati alla natura del suo sistema politico, cioè il sistema autoritario cinese è il vero problema che la Cina deve risolvere. Federico, ti ringraziamo molto, ti lasciamo il tuo lavoro e quando parleremo di Cina, dopo che sapremo chi saranno i nuovi dirigenti, ti richiameremo per un'altra puntata di Arapaces. Grazie, buon lavoro, a presto, ciao. Buonasera. Allora, facciamo un rapido giro di pronostici anche con voi. Teodori, qualcuno dice che sono le calamità naturali che determinano, perché a suo tempo Katrina a New Orleans contribuì a affossare George Bush, ora Sandy rischia di far inciampare Romney. È solo una coincidenza o tu comunque che pronostico fai? No, io direi che no. Questa non è un ricorso che pure nelle elezioni presidenziali americane hanno un loro senso, perché tutti gli studiosi delle presidenziali puntano appunto a individuare quali sono certe cose che si ripetono. Io direi che c'è un elemento che è riassuntivo di molti altri elementi, cioè si dice voteranno con la pancia, voteranno con la testa, voteranno soprattutto economia e occupazione, che sono al primo posto, sì, delle motivazioni di voto. C'è però un elemento, un fattore
che in una qualche misura raccoglie tutti gli altri fattori, li condensa e li esprime nel momento elettorale. Questa almeno è la mia opinione. Questo fattore è il numero dei votanti. Perché il numero dei votanti? Perché noi sappiamo molto bene, da tutta quanta una serie di sondaggi e tutto il resto, che ci sono degli strati della popolazione che sono naturalmente portati a votare, a andare meno alle urne. E questi sono i ceti più bassi, diciamo così, i ceti non bianchi. La media americana normalmente quant'è? La media americana oscilla dal 50 al 63, 64, 65% massimo. La volta scorsa, nel 2008, c'è stata una media molto alta, cioè il 61%, e questa è stata una delle ragioni fondamentali della grande vittoria di Obama, proprio questa grande. Allora, questo elemento, per una serie di ragioni, a mio avviso, se la media sarà abbastanza alta, sopra il 55%, soprattutto negli stati in bilico, certamente Obama sarà vittorioso. Se invece i votanti scendono al di sotto, il che significa che c'è soprattutto una mobilitazione molto ridotta degli strati più marginali, dei non bianchi, allora è possibile che la contesa sia testa a testa ed è possibile che Romney riesca a passare in testa. Questo mi pare un elemento semplice, però molto riassuntivo di tutta una serie di altri dati che, come sempre, ci affollano la testa quando si avvicinano le elezioni americane. Patricia Thomas, ma i bookmaker danno vincente Obama secco, mentre, come abbiamo sentito, i sondaggisti sono incerti. Allora... Ma i sondaggisti non sono così tanto incerti. Uno famosissimo ormai, Nate Silver del New York Times, è diventato quasi un guru, c'ha un blog 538, che è il totale numero del collegio elettorale, e lui dà per certo Obama. Io anche a questo punto sono abbastanza sicuro Obama, grazie a Rogano, che ha tolto Romney dalla scena per ben 2 giorni, quasi un po' di più, e ha dato Obama la chance di sembrare presidenziale e andare in giro. Ha avuto grande e famoso ormai abbraccio con Chris Christie, il governatore di New Jersey. E niente, credo che Obama vincerà grazie ai stati in bilico e a Romney. Se guardiamo in questi ultimi giorni, invece, è molto sicuro di sé. Questo è l'unico mio piccolo dubbio, ma sa qualcosa che non sappiamo noi. McCain in 2008 alla fine non era così, si vedeva che stava per perdere. Invece c'è molta confidenza, sono d'accordo con quello che ha detto Rampini, c'è molta emozione, molto entusiasmo dietro Romney in questo momento che non avrei mai aspettato. E tutto è entrato in campo dopo il primo dibattito, quando Romney si è rivelato di essere un moderato e un moderato in gamba, che io fra l'altro dirò che io sono di Boston, di Massachusetts. Romney è stato governatore del mio stato per quattro anni, è stato un bravissimo governatore, è stato un moderato, e la cosa che si è danneggiato, che lui ha fatto in questa elezione, forse solo per vincere il primario, e si è avvicinato al Tea Party. E questa idea ha preso Ryan, stavamo dicendo prima, ha preso questo Ryan come vice, che ha qualche idea un po' estremista di destra. Quindi non sei d'accordo con quelli che dicono che lui è, come dire, un uomo che saprebbe mettere le mani in pasta per risolvere i problemi, ma c'ha un fascino, qualcuno ha detto, come l'amministratore di un condominio. Lui si è dimostrato un grande flip-flop, hanno detto in tutti. Tutti fanno di tutto per vincere negli Stati Uniti, ormai abbiamo visto anche in altro paese. Anche qua in Italia. Fanno di tutto per vincere. Ma attualmente, come presidente degli Stati Uniti, se io metterei Mitt Romney accanto a George W. Bush, molto meglio Mitt Romney. Molto più in gamba, molto più capace, secondo Castellaneta, me. Castellaneta, tu che previsione fai, che pronostico fai, e soprattutto che differenza vedi tra questa campagna elettorale e quella che hai visto nel 2008 quando eri a Washington? Nel 2008 Obama è stato eletto sull'onda dell'entusiasmo, di un sentimento anche anti-Bush. Ricordo il 20 gennaio del 2009, ero ambasciatore lì e c'era questa giornata di freddo glaciale a Washington per il passaggio di consegne, però un freddo che era superato invece dal calore della folla che sta lì nel reflecting pool, la grande strada che è davanti al Congresso. E l'altra cosa che era significativa in quella cerimonia è che Obama accompagnò Bush all'elicottero,
una cosa abbastanza inusuale, l'elicottero partì, Bush non era più presidente, il presidente era diventato Obama nello spazio di 10 secondi. Però come avviene nella politica italiana. Sì. In quell'occasione c'è questa volontà di Obama, spinto entusiasmo, anche di aprire un po' al bipartisanship, cioè alla collaborazione con i repubblicani. Ecco, da quel 20 gennaio del 2009 Obama si è trovato confrontato a una serie di problemi, ha deluso praticamente. Dall'altra parte i repubblicani si sono irrigiditi nella loro posizione, non c'è stata questa collaborazione tra Casa Bianca e Congresso a guida repubblicana. Quindi i due candidati vengono da due delusioni. Come dicevamo prima, Romney ha dovuto fare un po', una volta dice una cosa, una volta dice un'altra, che è prigioniero un po' delle varie ideologie repubblicane. Lui, che fondamentalmente è più moderato, abbiamo detto, e forse da presidente potrebbe fare una politica più moderata di quello che dice, però nei fatti ha oscillato molto. Obama appunto si è trovato confrontato con delle difficoltà che un po' per una serie di ragioni l'ultima cosa vuol dire che l'uragano di New York, a parte la presenza di Obama, il fatto che lui per due giorni è stato sulla scena, ma soprattutto ha dimostrato invece, e questo è a contro Romney, che lo Stato federale conta. Quindi il dibattito tra più o meno Stato è andato a favore di Obama largamente, perché la FEMA, che è il fondo per l'emergenza americano, ha funzionato bene ed è federale. Quindi io dico Obama. Tu dici Obama. De Michelis, ma Obama era il grande sogno nel 2008. Adesso dice fidatevi di me, farò del mio meglio. Oddio, se l'avesse usato anche Berlusconi questo atteggiamento, forse magari avrebbe fatto meglio pure lui, ma tu come pensi? Nel caso mio i miei pronostici coincidono con le mie preferenze. Io penso che vinca Obama e penso che vinca Obama nonostante quello che hai detto tu all'inizio di questa trasmissione, perché tutto sommato Obama ha fatto bene. Naturalmente si è confrontato con una crisi epocale e naturalmente da questo punto di vista pensiamo agli europei, ai leader europei. Ho detto anche questo. Nessuno dei quali la Merkel ha annunciato che dovremmo soffrire per i prossimi 5 anni, forse addirittura di più. Sarkozy è stato cancellato dopo un termine. Insomma, da questo punto di vista... Chissà che fine ha fatto Carlai, qualche notizia di Carlai? No, Carlai non ho nessuna notizia. Mi veniva in mente così adesso. Sì, sì. No, da questo punto di vista credo che nonostante tutto la differenza per il resto del mondo sia chiarissima. Obama 100 volte, meglio di Romney. E naturalmente da questo punto di vista, nonostante tutto, se fossi gli americani... consentirei a Obama di avere questa seconda chance in cui probabilmente dare il meglio di sé. Teodori, se tu fossi in America voteresti per Obama anche tu? Ma sì, io voterei sicuramente per Obama. Diciamo, distinguiamo quello che sono le nostre preferenze e quelle che sono le analisi. C'è un altro elemento che molto spesso non si considera, e che questa elezione probabilmente è la prima elezione di un nuovo ciclo, ed è il cambiamento radicale della composizione etnica degli Stati Uniti, perché se si considera che oggi il 40% e forse più della popolazione, e quindi anche dei votanti, poi bisogna vedere se votano e che misura votano, questa componente è non white. E questo è un elemento che nel sottofondo è molto importante, perché la grande preferenza dei bianchi per Romney è una reazione a questa paura di diventare una minoranza, come stanno sostanzialmente diventando. E quindi c'è un elemento, lo diceva l'altro giorno una bellissima intervista che è uscita sulla Repubblica di Jonathan Franzen, che c'è una reazione non manifesta, però al fatto di Obama nero, cosa che non c'era nel 2008 perché era molto assopito, ma sotto sotto c'è questo revanchismo
E infatti se si vedono i sondaggi disaggregati per categorie, come se ne vedono di tutti i colori in questo momento, si vede che dappertutto i bianchi di qualsiasi fascia d'età sono a favore di Romney. Con un'eccezione, se posso dire. I giovanissimi. Dell'Ohio, ma quelli contano più di quasi tutto in questo momento. Contano, ma quello ci arriviamo poi. Perché hanno avuto... Quegli operai che Obama ha salvato e distrutto. Ma benissimo. All'effetto Marchionne, diciamo. No, hai tutto ragione, ma volevo solo accennare che sono fondamentali quelli. Gli ispanici come li consideri? Ma a proposito, ma... Non è che Romney ha fatto una scivolata non da ridere dicendo questa cosa su Italia e Spagna, perché gli italoamericani e gli ispanici sono una fetta piena di differenza. Aspetta, gli italoamericani sono assai conservatori negli Stati Uniti, probabilmente sì, ce l'ha tutto loro. Anzi, erano tutti democratici, poi via via si sono un po' spostati ma non sono come gli ispanici, sì, ma lì è ben diverso. Il problema è diverso. Non è Italia e Spagna, eccetera. Lì è il problema della lotta a fondo e anche di quello che vuole provocare Romney contro il modello sociale europeo. L'evocazione degli Stati d'Europa non è in quel senso lì, è nel senso, guardate, noi siamo americani, non siamo quella gente là che c'ha quello Stato sociale, che c'ha quell'interventismo. Questa è probabilmente la cosa più importante. Su questo punto riprendiamo dicendo. Subito dopo la pubblicità, diamo una mano al PIL, ci vediamo fra qualche secondo. Grazie. Bentornati a Roma incontra Arapacis, parliamo degli Stati Uniti, ci siamo interrotti per la pubblicità. Stavamo dicendo che la partita si giocherà prevalentemente sull'economia o, se vogliamo, ancora più precisamente sulla definizione del tipo di Stato sociale, di servizi pubblici o privati che i due contendenti indicano e praticano. Mi ha colpito, De Michelis, il fatto che Alberto Alesina, che è un professore liberista dell'MIT, che in Italia ha scritto un libro con Giavazzi che si chiama Il liberismo è di sinistra, quindi si autodefinisce di sinistra, che però sul Corriere ha fatto un endorsement, ha scelto Romney, dice, e anzi ha tirato le orecchie ai media italiani che hanno detto non avete capito niente, lui non ha dalla sua solo i ricchi, i razzisti, i fanatici religiosi, con lui c'è la classe media moderata, sono con lui quelli che credono nel modello americano e che appunto, come diceva Teodori prima che ci interrompessimo, non vogliono copiare il modello di welfare europeo. Non capisco perché ti sia stupito. Perché Alesina è di destra. Alesina è di destra. Si è autodefinito di sinistra. Però siccome sapevo che avresti dato questa risposta, per questo che... Da questo punto di vista, lui, come si può dire, le posizioni anche in Europa sarebbero di destra, diciamo così, quelle cosiddette liberiste. Questo fatto che lui dice, al di là che l'ha detto Alesina, il fatto che lui dice, guardate che sbagliate se considerate Romney estremista, lo diceva anche prima Patricia Thomas, realtà lui è non solo lui personalmente moderato, ma ha il voto della classe media moderata. Però, e quindi... Come abbiamo detto, è stato detto, l'ha detto Gianni Castellaneta prima, nel caso delle agenzie statali Romney ha una posizione assolutamente, come si può dire, fuori del mondo, diciamo così. Come si è dimostrato nel caso dell'uragano Sandy, perché la FEMA appunto si è dimostrata come molto utile, tutto sommato lo stesso governatore repubblicano del New Jersey ha dovuto ammettere che senza l'intervento dello Stato federale e quindi contro le tesi di Romney non ci sarebbe stata la possibilità di reggere a quella evento straordinario nel modo tutto sommato adeguato con cui si è retto. Io credo che
che Romani è un po' prigioniero però di un'ideologia molto conservatore e conservatrice dei repubblicani, perché lui da governatore del Massachusetts è stato lui che ha mandato avanti una riforma sanitaria alla quale si è poi ispirato lo stesso Obama, una cosa che gli rimproverano la destra repubblicana, quindi non ha, in effetti lui quindi il Romney pratico contraddice il Romney pragmatico e poi diciamo. Un Romney che probabilmente cioè un Romney comunque se siccome nel congresso è molto prevedibile che la House sarà repubblicana, la House condizionerà molto il presidente. Un presidente repubblicano sarà più condizionato. Così. Posso spiegarvi un po' come vedono americani, soprattutto sì. Quelli di destra, vogliono il governo fuori loro vita. Poi la parola socialista che hanno usato contro Obama. Statalista e socialista. Come comunista, no, qua è più come comunista, non lo so, è la cosa, è brutti per gli americani, anche quelli che hanno da guadagnare dal sistema sanitario, i 45 milioni di persone, tanti che hanno da guadagnare dal sistema sanitario che è messo in... Cioè se si copiasse l'Europa avrebbero più vantaggi, ma ideologicamente sono contro. Il governo fuori la mia vita, io non voglio la governo, è proprio una mentalità americana che spesso non è molto logico. Ma è quello, è quando Romney cerca durante la campagna elettorale usare questi termini come Grecia, come Italia, e quelli non sono economia, ma dove il governo ti mettono la tua vita. Poi questo è stanno giocando un po' sulle paure. Comunque gli americani hanno da guadagnare come con la FEMA, la Federal Emergency Management Agency, quando danno i soldi per emergenza, più aiuto sanitario. Gli americani hanno a guadagnare in queste cose. Se guardiamo Ryan, il vice di Romney, è il perfetto esempio di questa idea di destra. Medicaid, gli aiuti Medicare, gli aiuti per i pensionati, sono cose importantissime per i vecchi e lui vuole togliere e fare i voucher. Queste sono un po' di estremismo. È difficile di capire se Romney è veramente a favore di questo tipo di cose o sta dicendo per raccogliere i voti. Teodori, probabilmente il Romney pragmatico, come dicevi tu prima, è probabilmente... come si può dire, bersaglio di quelle del medesime accuse di socialismo come Obama. Sarebbe, ecco, sì. Ma però il modello europeo non è che abbia, come dire, brillato, ha procurato un bel pezzo di debito pubblico, eccetera, eccetera. Quindi, io volevo tornare un momento sul... Io sai che non sono liberista, ma insomma però... Anche in America il debito pubblico non scherza. Pur non avendoci il welfare, quindi... Per tornare a Romney, io credo che sia un punto interrogativo perché il personaggio è cangiante, non ha delle convinzioni ideologiche come ce l'ha Ryan, profonde, ha fatto diverse parti in commedia, perché una parte in commedia come governatore di Massachusetts l'ha fatta appunto facendo uno stato molto con delle interventi sociali importanti. Lui ha avuto due atteggiamenti nel corso della campagna elettorale. Lui ha avuto prima un atteggiamento molto spostato su posizioni integraliste, chiamiamo così, di destra, durante le primarie. Ma questo perché? Perché doveva conquistare la candidatura all'interno del Partito Repubblicano e lui doveva scontrarsi con un grosso nucleo integralista e di destra, i Tea Party e tutti gli altri. Tant'è vero che gli altri tre candidati alla candidatura repubblicana erano molto di destra, quindi lui ha fatto quella parte in commedia. Poi nella seconda parte, quando si rivolge a tutti gli Stati Uniti, si è molto spostato su una posizione, quindi noi non sappiamo che cosa farà, di che cosa è prigioniero. Io direi che Romney, così pragmatico, così cangiante, così disponibile ad adattarsi a diverse posizioni, certo c'ha quelle posizioni sulle tasse e via di seguito, ma quelle sono cose teoriche che uno le dice in campagna elettorale, poi nel corso della presidenza cambiano molto i presidenti. Lui ha due vincoli grossi. Il primo vincolo è la scommessa che i super ricchi e Wall Street ha fatto su di lui, e questo è un condizionamento molto grosso. Scusa, ti posso fermare un secondo perché sì. Abbiamo in collegamento Massimo Gaggi che poi... No, finisco a dire questa sì. Cosa. Il primo è il condizionamento di Wall Street, che questa volta è entrato pesantemente a favore di Roma. E il secondo è il condizionamento degli equilibri in congresso, perché se c'è una Camera dei rappresentanti, come probabilmente sarà,
con una maggioranza repubblicana, in più una maggioranza integralista repubblicana, non quella tradizionale, beh, questo peserà molto su un'eventuale presidenza. Massimo, ci sei? Eccomi qui, mi sentite? Sì, grazie di essere con noi. Diciamo intanto il tuo pronostico personale, ma soprattutto spiegaci perché sul Corriere della Sera di oggi, nel fondo di prima pagina, hai detto che in tutti i casi, vinca l'uno o vinca l'altro, alla fine l'America si dovrà leccare le ferite e stare molto attenta a non finire in recessione, quindi comunque vada sarà un problema, mi pare di capire. No, diciamo che comunque vada, tutto sommato, il vincitore dovrà cercare di concludere quel famoso grand bargain, grande accordo che non è stato, che è stato fallito un anno e mezzo fa e che a questo punto è diventato in qualche modo indispensabile. È vero che ci saranno enormi difficoltà col congresso perché sarà ancora più spaccato e radicalizzato, ma l'urgenza dei problemi è molto superiore e all'indomani di un voto è più facile arrivare a questi compromessi. Io credo che appunto anche per le cose che ho sentito dire un attimo fa, tutti e due i candidati poi dovranno mostrare, cioè chi dei due diventerà presidente dovrà mostrare un certo pragmatismo. Per quanto riguarda le previsioni, a questo punto siamo veramente sul filo del rasoio. Io sono in questo momento sto ripartendo da Madison, Wisconsin, dove ho appena visto il terzultimo comizio della carriera di campaigner di Obama con Bruce Springsteen. Il clima mi sembra molto molto teso, cioè erano tutti i suoi uomini sotto al palco, a parte la nostalgia per la fine di questa avventura molto, per loro molto bella e indimenticabile, cominciata 5 anni fa in Iowa con... Cioè hanno paura di perdere? Prego? Hanno paura di perdere, mi stai dicendo? Secondo me non lo dicono esplicitamente, ma si rendono conto che... Gliel'hai letto negli occhi. È veramente sospiro del rasoio. Perché più che ogni altra volta, quello che conta non è tanto convincere la gente a stare da una parte o dall'altra, ma significa convincerla a votare. Scusate, ma ci stanno chiamando per imbarcarci, per andare alla tappa successiva della giornata. Sarebbe importantissimo vedere in queste ore come funzionerà la enorme macchina da guerra elettorale che ha messo su in 3 anni e mezzo il team di Obama per spingere i sostenitori del loro partito ad andare effettivamente alle urne. Sappiamo che storicamente gli iscritti democratici sono in numero superiore, ma è sempre molto difficile convincerli a votare, ancora di più in quest'anno in cui la gente sente l'effetto della crisi e anche oggi abbiamo visto un clima abbastanza depresso. Onestamente, il discorso di Obama è stato un discorso applaudito ma senza grande entusiasmo, e lo stesso Springsteen, che pure ha tirato la volata al presidente. Ecco, a proposito di questo, quanto pesa questa parte del mondo dello spettacolo che si è nuovamente schierata per Obama e quanto, per esempio, pesa un Clint Eastwood che invece si è schierato dall'altra parte? Per me pesa molto il fatto che Obama, essendosi reso conto di non avere più il fascino, il carisma di 4 anni fa, ha usato un gran numero di apripista per andare avanti, per riuscire a recuperare il terreno che lui personalmente stava perdendo. E questo riguarda non solo i nomi dello spettacolo, quindi tutti gli attori che l'hanno aiutato in campagna, tutti i cantanti che da ieri sono in pista con lui, più tardi ci sarà anche Jay-Z, ieri sera c'era Stevie Wonder a Cincinnati, ma anche ovviamente Bill Clinton, che ha avuto un ruolo straordinario in tutto questo, come sapete, e anche Michelle Obama, che ha fatto praticamente una campagna parallela con tutto il suo calendario di eventi suoi, diciamo. Bene, certamente pesa molto. Grazie Massimo Gaggi, sei stato molto gentile, buon lavoro. A voi. Alla prossima, grazie. E allora, grazie, un applauso sentito. Castellaneta, tu che hai vissuto là, diciamo, il mondo pubblico, il mondo non solo delle star dello spettacolo, ma anche insomma, in qualche modo gli editorialisti, insomma, tutti quelli che hanno un ruolo televisivo, eccetera, che peso hanno poi alla fine sulle inclinazioni dell'elettorato? Ma sono comunque endorsements scontati un po', perché in California quelli che
appoggiano Obama già sono considerati democratici. Clint Eastwood si sa da sempre che invece appoggia altre parti. Io non credo che sposti molto. Sposta nel senso che già sono già schierati, quindi non è che abbiamo... L'unico invece che non era schierato, ma non è dello spettacolo, ma credo abbia avuto un certo peso, è Colin Powell, per esempio, che è stato segretario. Bloomberg, che si sono schierati a favore di Obama. E l'altra cosa poi è che l'organizzazione di Obama è un'organizzazione scientificamente organizzata, anzi sono fiero che il capo militare. Conosco bene, il capo di questa organizzazione, un italo-americano che ho frequentato molto, Jim Messina si chiama, Messina, un giovane di 42 anni che porta avanti questa schiera di supporters che lavorano... Il cognome è un po' da broccolino, ma insomma... Sì, però no, però invece lui è del nord, poi di Chicago. Hanno un sistema per fare politica, di dichiarare supporto attraverso tutto quello che è possibile dei media, dei twitters, tutto quello che è qualcosa che non si vede nei comizi, che ormai sono considerati come una cosa un po' minore rispetto alla vera campagna elettorale, che ci sono schiere, e ho visti 200 persone tutte ai tavoli con il telefono, con il, sì, con ma il computer, anche se posso che passano il tempo solo a io credo uno che per su uno. Questo terreno Romney abbia recuperato rispetto però non a come, non come perché Obama ormai è una macchina di guerra collaudata da quanto conta la famiglia Clinton adesso se posso dire una cosa, sì. Di Clinton, abbiamo visto quanto Bill Clinton sta facendo la campagna elettorale per Obama, si sta massacrando, andando in tutto il paese facendo campagne per Obama, perché? Per la moglie? Perché vuole fra 4 anni che Obama lo fa per Hillary. Sono sicura che vedremo. Hillary forse contro Romney fra 4 anni e ci conterà soprattutto per il voto afroamericano e l'appoggio di Obama. Sì, non so se ho poi fatto un salto avanti, no, lo sì, so. No, non so se si comportano come in Italia questi accordi a 4 anni, poi figurati. Però insomma, no? Tu cosa ne dici, che sei un esperto di accordi politici? Sono fuori da questi accordi, sì, da 20 anni. Però te li ricordi. Sì, e poi hai visto anche quelli della Seconda Repubblica. No, quelli della Seconda Repubblica li hai visti dall'esterno. Hai visti dall'esterno. Però diciamo l'hai potuti giudicare. Ma invece dicevi di Bloomberg, quanto conta Bloomberg? No, quello credo che conti non tanto sul voto di New York, quello stato che di New York è democratico. Considerato sì, democratico, sì, però l'effetto, come si può dire, nazionale, sì. L'effetto anche di uno che ha atteso in qualche giorno, sì, per fare l'endorsement a Obama e poi l'ha fatto in maniera convinta, dicendo anche gli argomenti su cui lui ritiene che Obama sia meglio di Romney, sì, sono il clima, le cose e così via, e quindi i problemi che vanno oltre l'economia. De Michelis, però oggi Pane Bianco sul Corriere ha scritto un articolo in cui dice che gli Stati Uniti hanno rinunciato a pensare se stessi come lo Stato guida dell'Occidente, che cosa che hanno fatto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi sempre, e che quindi in qualche modo sia cambiato uno scenario. Tu hai detto e scritto anche un libro sul fatto che lo scenario fosse cambiato nell'89 con la caduta del muro di Berlino, la fine di Yalta, però dopo l'89... Quella che io chiamo la nuova configurazione del mondo, una delle vittime di questa nuova configurazione del mondo è proprio l'Occidente. L'Occidente non esiste più. In ormai quanto tale? Non esistono molti elementi in comune, però gli Stati Uniti e probabilmente il Canada e il Nord America vanno in una direzione diversa dall'Europa, cosa di cui dovremmo convincerci soprattutto noi in Europa. Ecco, ma in qualche modo è vera aggiornando... questa asserzione di Pane Bianco che gli Stati Uniti comunque non sono più lo Stato egemone, che nella... Io non ho letto l'articolo di Pane Bianco, leggo gli articoli di Pane Bianco. Diciamo. Passando dal G8 al G20 vuol dire che ci sono tanti altri sulla scena. Passare anche al G2 e al G3, allora, se mettendoci l'Unione Europea un domani, non è un G2, Stati Uniti, sì, Cina. Però... Ma io credo che da un'egemonia sono passati in un mondo globalizzato dove ci sono gli attori ad una maggioranza di blocco, invece di avere il 60% hanno il 30-40%, che comunque ne fanno
stakeholder più importante nel mondo globalizzato, quindi non ha, mantenga una posizione di maggioranza senza essere di quella, senza avere quella supremazia schiacciante. Non ci siamo resi conto di come è cambiato il mondo, non ci siamo resi conto del nuovo ruolo della Turchia, per dire, non dico per il nuovo ruolo della Cina o del Brasile o della ma è una società in cui ci sono più partecipazioni. Abbiamo, è chiaro, che commesso hanno degli errori sui due Marò e su Battisti, perché non abbiamo capito che il Brasile e l'India di oggi non sono più il Brasile e l'India di 10 o 20 anni fa, appunto. Ma la cosa interessante delle elezioni americane è che quello in Ohio e quello in Colorado, che adesso è decisiva per il futuro delle elezioni americane, è decisivo per il futuro del mondo, e per questo stiamo, anche se l'America c'ha meno potere, comunque per la Siria, per l'Iran, per il Medio Oriente, però, per detto, il futuro del abbiamo mondo detto è che contemporaneamente si svolge il congresso del Partito Comunista Cinese, che non è proprio piccolo avvenimento, e però non solo in Italia, ma insomma in generale si punta i riflettori su quello che succede alle presidenziali americane, mentre di quello che succede in Cina, forse anche per difficoltà di reperimento di notizie, ma insomma si ignora. Ma al di là di, io ho letto l'articolo di Pane Bianco, al di là della teorizzazione un po' di Pane Bianco, la cosa mi pare che oggi noi possiamo dire su Obama, anche sulla scarsa resa della presidenza Obama rispetto è che Obama alle aspettative keynesiane, rispetto alle aspettative del discorso, dell'insediamento, eccetera, è proprio sulla politica internazionale, oltre che sull'economia. Perché di fronte a una presa di distanza radicale e netta rispetto ai disastri di Bush, rispetto quindi all'Iraq e all'Afghanistan, i tentativi che ha fatto Obama, cioè ha fatto un tentativo di porgere la mano agli islamici col discorso del Cairo. Il tentativo di ritirarsi sono tutti dei tentativi che ancora non individuano una linea politica all'altezza della forza degli Stati Uniti, cioè perché gli Stati Uniti continuano a essere una grande potenza dal punto di vista militare, tecnologico e tutto il resto. È facile fare la guerra, è molto più difficile costruire la pace. Ma io sto dicendo che quello che in questi 4 anni non si è determinata è una nuova linea forte. Mentre Bush ha seguito la strada facile, quella di fare la guerra, e Obama ha scelto la strada più difficile, e naturalmente da questo punto di vista io non gli faccio una colpa per il fatto che non è riuscito nei 4 anni a affrontare e a risolvere la crisi più grande che abbiamo affrontato probabilmente nella storia dell'umanità. Sì, ma infatti è un giornale come... Io non sto criticando Obama, sto dicendo che in questi 4 anni in cui il ruolo degli Stati Uniti proprio sul mondo pluripolare eccetera doveva trovare una nuova conformazione, ancora non è uscito fuori. Si potrebbe anche dire, scusa, che un giornale come l'Economist, che non è di sinistra, oggi fa l'endorsement per Obama, ha fatto meno peggio di altri, dice l'Economist in un certo senso, quindi quello che ha potuto fare, non quello che non è riuscito a fare. Comunque è visto come un successo, non è possibile fare meglio. Io sono assolutamente un estimatore di tutta la politica di Obama, dati i vincoli che aveva, non ultimo il vincolo di un ramo del Congresso che gli si è messo a metà termine contro in maniera radicale, cercando di bloccarlo su tutti i piani. Quindi io so benissimo queste cose. Quello che dico è che in una lunga prospettiva, rispetto alla guerra fredda, rispetto al mondo bipolare, rispetto alla guerra e via di seguito, gli Stati Uniti non hanno trovato ancora una politica definita all'altezza della loro forza, allora, che rimane se vincesse a 4 anni in più, forse lo troverà. Ma non avendo un'agenda, rischia di portarci di nuovo nella direzione in cui ci ha portato Bush, cioè di fare la guerra, di usare l'unico settore in cui gli Stati Uniti hanno comunque
una netta prevalenza e di fare la guerra, punto. Comunque io vi dico come lo vedono gli americani, che parliamo un attimo della lezione. Gli americani vedono che lui ha preso Osama Bin Laden e ci sta tirando fuori di due guerre. Poi lo vedono positiva, punto, come Obama ha fatto Putin. È verissimo quello che dice Teodore, che non ha creato questa e gli americani pace cosa, nel mondo. Gli americani cosa pensano che dovrebbe fare lui o insomma, il prossimo presidente con la manina gialla? Una cosa troppo generica. Vabbè, gli americani non vogliono andare a attaccare i siti nucleari, ma forse Romney e qualche estremista, forse Sheldon Adelson del Nevada che gli dà un sacco di soldi, ma la maggior parte degli americani non vogliono attaccare i siti, neanche che Israele attacca i siti nucleari in Iran o che si mette in Siria o si dà armi forti in mani a ribelli che possono essere estremisti islamici in Siria. Gli americani sono abbastanza isolazionisti in questo momento. Un po' Afghanistan e Iraq ci ha stancate, ci ha svuotato di soldi e uomini e donne per andare alla guerra. Castellaneta, ma è la discussione tra gli interventisti globalisti e quelli isolazionisti, cioè quelli che dicono l'America si deve fare i fatti suoi, pazienza se non è egemone nel mondo, l'importante è che risolva i suoi problemi, e invece quelli che dicono che i problemi americani non possono che essere inquadrati in un ruolo, sì, diciamo, di potenza globale. Il ping pong tra queste due linee, secondo te, in questo momento negli Stati Uniti, ma da che parte pende? Ma la prova è la Libia. Nella Libia gli americani non sono intervenuti perché si sono fermati ad un limite, non hanno voluto superare. Sulla Siria stanno cercando di negoziare un cambio di governo, ma senza pensare a un intervento militare, che sarebbe a mio avviso disastroso. Quindi quindi ancora di più bombardare siti nucleari in Iran non ci penso nemmeno, cioè credo che a parte una minoranza, la grande maggioranza pensa che o quello che ha fatto Obama cercando di salvare quello che era salvabile, mantenendo una linea piuttosto mediana, è forse la linea migliore, ed è comunque, io trovo, in America maggioritaria. Teodori, ma tu invece su questo ping pong tra isolazionisti e interventisti? Ma certamente adesso andiamo verso una fase in cui gli Stati Uniti si concentrano maggiormente verso l'interno, però è sbagliato pensare che esiste una sola ipotesi di quello che era l'isolazionismo, perché gli Stati Uniti, per quello che sono, per come stanno nel mondo, sono due forzature, per la loro economia, per la loro struttura militare, per la loro cultura, possono essere isolazionisti. Sono le cose che non li possono fare essere isolazionisti. Dovremmo fare una riflessione un po' più profonda sul funzionamento delle cosiddette democrazie nazionali, e quindi del modo in cui l'elettore dell'Ohio vota e sceglie per Romney e per Obama, rispetto a quello ai problemi che sono nel mondo globale. Cioè, e naturalmente, chi non sa neanche dov'è Siria, anche, per dire, esatto, quell'elettore. In Europa è la stessa cosa. In Germania, a Washington, quello che si dice spesso è che i militari non amano fare le guerre, ma pianificare la guerra futura. Sì. Non fare la guerra presente, pianificare quella futura. In attesa di dare una mano al PIL americano, diamo una mano al PIL italiano. Pubblicità, ci vediamo fra poco. Bene, bentornati a Roma Incontra Rapacis. Cerchiamo di capire che influenza ha la vicenda americana anche sull'Italia. Castellaneta, come definiresti? Non rispondermi da ambasciatore, rispondimi con un linguaggio, diciamo, fuori dagli schemi ufficiali. Ma gli ambasciatori dicono sempre la verità, mica che fanno, non è che girano. Dicono la verità. Quando Wikileaks tira fuori le vere note, allora dicono la verità. Allora, com'è lo stato dei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Italia oggi, dopo il rapporto che c'è stato tra Bush e Berlusconi, adesso è arrivato Monti che è stato... ha ricevuto grandi elogi da Obama, cioè, come vedi guardandola anche rispetto al passato?
Ma devo dire che non è una risposta diplomatica, ma i rapporti sono fra stati e non tra governi. I due stati sono amici per sempre, lo saranno in futuro. Però, sono a seconda dei governi che ci sono e chi ci sta al governo. Ci può essere più o meno vicinanza, ci può essere più o meno simpatia personale, però i rapporti sono sempre solidi. In questo momento trovo che il reciproco national interest, quello nostro per quanto riguarda l'Italia, e loro porta ad essere sempre più vicini a noi, all'Europa. Un presidente come Obama ha bisogno di una sponda europea per riequilibrare quello che potrebbe essere un G2 con la Cina, in cui uno di fronte all'altro poi devono prendere decisioni che possono essere spiacevoli. Quindi un'Europa forte e un'Italia nell'Europa forte, un'Italia forte e un'Europa forte è visto bene, quindi questo rinsalda molto i rapporti tra i governanti e tra i due paesi. Quindi non, ma a Washington, secondo te, dell'Italia gliene frega ancora qualcosa? O no, no, guarda, ci sono 30 milioni di italoamericani che lo fanno ricordare. Io su questo ho un'idea diversa da Gianni. Ecco, dicelo. Io penso che l'Italia conta molto meno di quanto contasse 20 anni fa o 10 anni fa, e naturalmente questo incide anche sui... Cioè da quando non fai più ministro degli esteri... No, in quel senso è la prima Repubblica che contava un po' di più. Naturalmente mi rendo conto che quel contesto, quello della Guerra Fredda, ovviamente rendeva un favore oggettivo all'Italia. Ma se pensi che la Grecia è contata ed era un PIL del Delaware, no? un paese come l'Italia, che rappresenta il 4% del commercio internazionale, conta non più dal punto di vista politico, ma dal punto di vista economico, dal punto di vista poi della strategia economica mondiale. Ma dal punto di vista dei rapporti tra governi e tra leader? Come... No, a parte quello, io non sono d'accordo su questo con Gianni, non è un problema di Berlusconi, di Monti, eccetera, eccetera, è che semplicemente il peso dell'Italia è calato, punto. E essendo calato, ovviamente... Se diventa presidente del Consiglio Grillo è la stessa cosa? No, perché... Non è mica calerebbe ancora di più, ovviamente. Bottom line non importa il leader, quello che diceva lui, importa il grande feeling che c'è fra i due. Poi gli americani adorano l'Italia, sì, adorano la Toscana, il Brunello, il Made in Italy, vabbè, ma c'è un grande feeling. C'è una certa differenza, diciamo. Non è il rapporto politico. No, diciamo, e quel rapporto politico, come abbiamo visto, Berlusconi con Bush, Monti con Obama, sì, c'è sempre queste cose, ma c'è un base fortissima che rimane fra i due paesi, c'è un grande rispetto per l'Italia e gli Stati Uniti. Sì, e Obama ha fatto un pivot cambiando la politica estera, lontana dall'Europa e più vicino a Asia, c'è meno interesse, sì. Allora, io sono stato ambasciatore sotto due governi italiani e sotto due presidenti americani, che prima avevo Bush, Berlusconi, e poi ha avuto Prodi, D'Alema e poi ha avuto Obama, quindi ha avuto due bipartisan, sei stato bipartisan totale, e devo dire che in questi anni che sono stato a Washington i rapporti sono sempre stati eccellenti, ecco. Tieni conto che l'ultimo Berlusconi non è mai stato invitato a Washington. Sì, no, con Obama e Berlusconi non ci sta. Vabbè, c'è stato un piccolo incrocio. No, diciamo. È evidente che da quando l'Italia non è più sulla frontiera orientale dell'Alleanza Atlantica, è evidente che l'interesse geopolitico dell'Italia nei rapporti con gli americani è scesa per l'Alleanza Atlantica, per ovvi motivi. È anche evidente la cosa che ha detto ambasciatore Castellaneta, che i rapporti fra stati superano le amministrazioni negli Stati Uniti e in Italia, e quelli tra Italia e Stati Uniti sono stati sempre solidi, eccetera. È evidente un'altra cosa, che l'interesse che gli Stati Uniti hanno sempre avuto rispetto all'Italia, indipendentemente dai governi, è quello della stabilità. Cioè questa è la parola che ricorre sempre, da sempre. Verissimo. Cioè il problema della stabilità, e loro, basta leggere quelle cose che sono venute fuori, quando la Democrazia Cristiana non reggeva più negli anni Ottanta, perché guardarono a Craxi, perché capirono che la stabilità di questo paese non poteva essere più... Gli americani nascono come traders, come commercianti, nelle mani di qualcosa di stabile, così come è accaduto poi con Berlusconi, con i rapporti che sono venuti fuori. Oggi c'è questo elemento nuovo, che soprattutto per Obama, non so se potrebbe essere la stessa cosa per Romney, che cercano una sponda in Europa.
e questa sponda in Europa non può essere la Francia, perché la Francia tradizionalmente è antagonista e alternativa agli Stati Uniti, non può essere la Germania perché per altri versi è alternativa agli Stati Uniti per la sua forza. La Gran Bretagna è considerata la Gran Bretagna è già nel giardino di casa. E allora uno che parla inglese, che sa spiegare in inglese agli americani che cos'è l'Italia, che cosa vuol fare e quali sono le prospettive, che ha i termini economici, che sa tradurli in colloquio con gli americani, è chiaro che rappresenta una sponda personalmente, al di là del problema dei rapporti. Questo mi pare la fotografia d'oggi. Ha citato Craxi, mi ha fatto venire in mente Sigonella. Che ricordo hai tu di quella fase? Un ricordo molto forte, diciamo così, però era un contesto... Facci una rivelazione, qualcosa che è ancora negli archivi segreti. Nessuna rivelazione, no, ma era il contesto, era molto diverso, diciamo così. Da questo punto di vista non si può fare nessun paragone tra la situazione di adesso, di quella di Berlusconi o quella di Monti, e la situazione di allora di Sigonella. In quel caso lì Sigonella rappresentò una espressione di autonomia di Craxi e dell'Italia in un momento in cui Craxi era sicuramente dalla parte degli Stati Uniti, non c'era il minimo dubbio del fatto da che parte stesse sul terreno generale, e quindi si poteva permettere e si è potuto permettere di assumere una posizione diversa dagli Stati Uniti e da Reagan, che in quel momento era presidente degli Stati Uniti, senza tutto sommato subirne qualche danno, perché io non penso che Mani Pulite sia stata la conseguenza di Sigonella o di altre cose. Comunque, nonostante quel momento Sigonella, quella storia lì, gli Stati Uniti sono gratissimi, ho sentito da tanti ambasciatori qua, del contributo italiano militare in Iraq, in Afghanistan, in tanti punti del mondo dove gli Stati Uniti, come diceva più, non ce la fanno più. Perché quelli sono i carabinieri che sono bravi, che loro non hanno un corpo capace di avere a che fare con la popolazione civile. Ma io voglio rispondere alla domanda di Cisnetto che faceva prima. Abbiamo discusso con Gianni pochi giorni fa sulla presidenza Reagan, eccetera. Lì la rivelazione c'è che molti dei pasticci che vennero fuori furono creati dalla traduzione volutamente sbagliata di Michael Ledin, che traduceva... Spieghiamo chi è Michael Ledin per... Michael Ledin adesso appoggia Renzi. Questa è la grande... Sta mandando un messaggio a Renzi, occhio! Il conflitto che venne fuori... Spieghiamo però venne chi è Michael Ledin. Non per quello che aveva detto Riga, spiega chi è Michael Ledin. Michael Ledin... Uno degli americani più presenti in Italia, diciamo che è ambasciatore... Definiamo Michael Ledin un ambasciatore senza esserlo. L'ambasciatore sa tutto. Una lista più attento, presenti sì. A Villa Firenze, a Washington, più ancora che in Italia. Quando non... un signore sempre, diciamo, con le mani in pasta. Non sempre. Un signore con le mani in pasta. Ma sentite, invece, la vicenda Fiat, che adesso poi se ci avremo Pratero, spero, in collegamento, glielo voglio chiedere anche a lui, ma la vicenda Fiat c'ha un peso... Da noi, perché naturalmente si chiama Fiat, la vicenda Marchionne, eccetera, o effettivamente negli Stati Uniti, ha un peso, Ohio. I dipendenti della Chrysler, che è evidente, che in generale i dipendenti dell'automotive, così via. Voglio saperlo da te, che c'hai più sotto mano. Sì, c'era questa pubblicità, non so se avete visto, di Romney in questi giorni, che ha detto... Obama ha venduto la Chrysler agli italiani che li vendono alla Cina, perché ci si ipotizzava che la Jeep fosse costruita in Cina. Poi è stato preso in giro da questo comico John Stewart italiano che fa morire le risate. Ha detto: oddio, gli italiani che cosa ci faranno, metteranno un papabile alla Casa Bianca, papamobile alla Casa Bianca, e faranno baciare le nostre donne con il loro alito di aglio. Tutto questo che visione. Scherzo, sì.
degli italiani, ma tutto da ridere. Halloween no? Manda via le streghe, l'aglio, quindi è usabile. No, ma lui stava dicendo non come criticare, come criticare i romani, come può dire una cosa del genere di italiani che prendono la da Chrysler e venda ai cinesi. Allora, mi pare che Platero mi dicono che per adesso non è raggiungibile, andiamo avanti noi per cercare di capire i poteri forti in America, come si sono schierati? No, i poteri forti si sono schierati totalmente, soprattutto le grandi banche d'affari sono schierate totalmente con Romney, cambiando posizione perché nelle elezioni precedenti avevano appoggiato in buona misura o avevano distribuito i loro supporti finanziari però non è che non su è che Obama e su McCain non è che Obama poi sia stato, non so se non ha potuto, non ha voluto, non è stato capace, non lo so, ma non è che poi abbia tagliato queste grandi unghie alla grande finanza, ai banchieri, agli hedge fund, ai derivati, non è successo niente. Lui non è stato in grado di fare delle leggi dal 2010 in poi, perché Romney ha promesso che farebbe decadere l'Act Dodd Frank, no? la legge che dovrebbe dare un po' più di così di controlli al sistema bancario, mettere un po' di ordine, che poi non è poi questa grande legge, però era un primo passo. Però quello che forse ha determinato questo spostamento massiccio è stato il fatto che Obama non ha fatto granché, ha fatto questa legge ma che non è stata applicata o ha avuto degli effetti molto marginali, ma che subito prima dell'estate c'è stata una presa di posizione molto netta di Obama dicendo dobbiamo applicare questa legge, dobbiamo farne altre per mettere ordine. Sì, e quello era nato dal movimento Occupy Wall Street, sì, che è visto molto da sinistra, che lui ha salvato questa minaccia che probabilmente ha contribuito a rispostare molto la grande finanza sua. E poi c'è un altro fatto che ha influito su questa elezione nel rapporto fra denaro e politica. È stata la sentenza della Corte Suprema, perché la sentenza della Corte Suprema di fatto ha eliminato i limiti delle donazioni. Mentre fino a un certo punto le donazioni, il sistema di finanziamento privato, eccetera, aveva una serie di limiti, PAC, eccetera, c'era una cosa complicata, la sentenza della Corte Suprema, in base al primo emendamento del Bill of Rights, ha eliminato qualsiasi vincolo e non per niente questa volta le elezioni costano un'enormità più di tutte le elezioni precedenti. Soprattutto hanno visto i contributi per il candidato repubblicano. Ma tutti e due mi fa pensare all'atteggiamento della comunità ebraica, che è tradizionalmente a favore dei democratici, che in quest'ultimo scorcio in parte si è spostato verso Romney e per esempio potrebbe condizionare il voto in Florida, dove nella West Florida c'è un forte insediamento della comunità. Allora abbiamo, scusate, ci abbiamo Platero collegato, lo salutiamo, Mario Platero del Sole 24 Ore, un applauso. Eccoci. Grazie di essere con noi. Bravo Mario. Stavamo giusto commentando come si sono schierati i poteri forti nella vicenda presidenziale e soprattutto che peso ha avuto la questione Marchionne. Tu che ne pensi? Ma dunque, la questione Marchionne, devo dire, è intervenuta a più riprese in questa campagna elettorale, perché direi, se dobbiamo risalire alle origini, è partita con uno speciale della CBS, CBS 60 Minutes, che è uno degli spettacoli serali della domenica di inchiesta più seguiti in America, alcuni mesi fa. Steve Kroff, che è tra l'altro il corrispondente che ha intervistato Barack Obama più volte, più spesso di qualunque altro giornalista americano, ha dedicato uno speciale sul caso Chrysler e Marchionne. Ecco, da lì, devo dire, è partito l'ingresso, l'intervento, la presenza Chrysler barra Marchionne in questa campagna elettorale. L'ultimo sviluppo, quello a cui ti riferivi tu, è ovviamente ha avuto la sua importanza anche se Marchionne è intervenuto in modo relativamente marginale, cioè hanno fatto vedere questo spezzone televisivo, questo spot in cui si vedeva
una dichiarazione di Marchionne, la dichiarazione della fabbrica con la foto di Marchionne. Però è la Chrysler che è stata tirata dentro, guarda caso, da Mitt Romney, non direttamente da Obama. Quindi indirettamente Mitt Romney ha fatto un favore a Obama, perché la situazione dal punto di vista fattuale la conosciamo. Non è vero che la Chrysler chiuderà le operazioni della Jeep in America per trasferirle in Cina. Spero che sia altrettanto non vero che le chiuda in Italia. Io qualche dubbio ce l'ho, per cui mi sono conservato anche il dubbio sull'operazione della Jeep in Cina, ma per intanto diciamo che nella campagna elettorale è stato smentito. Senti, ma i nostri ospiti qui stavano dicendo che la grande finanza è schierata con Romney, però io obiettavo, non è che poi a questa grande finanza Obama abbia fatto così poi tanto male, non so se perché non c'è riuscito, non ha potuto, non ha voluto, ma insomma, come mai i banchieri, Goldman Sachs è ancora lì, non è successo niente, però i banchieri si sono rivolti a Romney. Guarda, io mi spingerei anche più in là. Non è soltanto la grande finanza che è favorevole a Romney, e dunque confermo la posizione delle persone che tu avevi in sala, ma anche la grande industria in generale è favorevole a Romney. Diciamo, l'imprenditoria, l'uomo d'affari, è per la stragrande maggioranza favorevole a Mitt Romney, direi nel 90%, quindi è una percentuale abbastanza schiacciante. I tuoi colleghi del Wall Street Journal come sono schierati? Se sono schierati. Il Wall Street Journal nella sua pagina editoriale è schierato con Romney, ma tradizionalmente la pagina editoriale, che è diversa, è una gestione diversa rispetto a quella delle notizie, è schierata con i repubblicani. Da sempre il Wall Street Journal è sempre stato un po' il punto di riferimento ideologico per il Partito Repubblicano, ma dal punto di vista aziendale tu mi chiedevi perché le banche o anche gli imprenditori, gli industriali, sono schierati contro Barack Obama, perché ritengono che il suo programma e il modo in cui lui ha gestito l'economia non ha facilitato, da un punto di vista per esempio di mobilitare l'investimento, eliminare alcune delle regole che possono frenare l'iniziativa imprenditoriale e così via, così via, ha creato insomma una serie di paletti, ed è questo il paradosso, che se da una parte dovevano scoraggiare gli investimenti speculativi negativi, quelli che ci hanno portato alla crisi del 2008-2009, in realtà alla fine non li hanno scoraggiati, ma hanno creato dei problemi al business. Quindi insomma, semplificando al massimo, il peggio possibile di queste due situazioni. Aggiungi che Barack Obama ha usato una retorica sempre molto aggressiva nei confronti dei businessmen. Te ne cito una che valga per tutte, e questo ha fatto letteralmente saltare per aria, ne conosco parecchi qui a New York e in America, gli imprenditori americani. A un certo punto Barack Obama, in un discorso molto studiato, calibrato, perché indicava una linea strategica della sua campagna, dice: agli imprenditori voglio ricordare che se hanno fatto quello che hanno fatto non è per loro senso di iniziativa, spirito di iniziativa, l'investimento eccetera, ma è perché c'è uno Stato che li ha aiutati, che li aiuta e che in qualche modo li garantisce una certa stabilità. Ecco, questa affermazione è stato, come dire, the kiss of death, come si direbbe qui, che ha separato il mondo della finanza e dell'imprenditoria da Barack Obama. Mario, scusa, ma secondo quello che mi stai dicendo, tu, diciamo, per il tuo pronostico personale, pensi che Obama perda? No, allora questo è un altro discorso. Il mondo, noi parlavamo di poteri forti. No, certo, i poteri forti in America non controllano, diciamo, tutta una serie di cose che per esempio i poteri forti italiani potrebbero controllare, magari influire in un certo modo. La situazione sarà molto stretta. Gli ex poteri forti italiani. Io credo che in questo momento, come dicono un po' tutti, Barack Obama si trova in vantaggio in alcuni stati chiave, che sono quelli poi che consentono di vincere le elezioni, per esempio in Ohio, ma la situazione sarà incerta, secondo me. Nel senso che oggi, in questo momento, il giorno prima,
noi non sappiamo come reagisce la pancia americana, perché andando in giro per il paese, avendo incontrato le persone le più diverse, e ti accorgi che c'è un minimo di resistenza a Barack Obama. Insomma, 1-2x. 1-2x, bravo, e lì, io no, non me la sento di... Grazie, grazie Mario, sei stato molto gentile. Buon lavoro, alla prossima. Grazie a Mario Platero, del Sole 24 Ore. Diamo ancora una volta la mano al PIL, pubblicità. Poi avremo il Detto Questo come ultimo pezzo del nostro programma. Bene, ultima parte di Roma Incontra Rapacis, lo spazio del Detto Questo con Irene Pivetti. Ciao, benvenuta, accomodati. Buonasera. Giornalista, anche ex presidente della Camera, bisogna ricordarlo questa cosa qua, non è che si può... So che tu non ci tieni tantissimo, ci tieni più a essere presidente di Only Italia. Che ci tengo immensamente, però proprio per il rispetto che porto all'incarico che ho avuto l'onore di ricoprire, non mi piace esibirlo troppo spesso. Senti, ma hai ascoltato fino adesso il nostro dibattito. Certo. Non ti pare che quel sogno americano, l'American Dream, no? Quella che è stata per tanto tempo dentro la musica, dentro il cinema, raccontata nella letteratura, insomma, sia un po' svanito, che non ci sia più quel sogno americano, non soltanto da parte degli americani, ma soprattutto dei non americani, noi in particolare, che guardavamo agli Stati Uniti come appunto il luogo delle opportunità senza fine, e che invece forse non lo sono più. Non so, il mondo era molto più semplice allora, quando si sognava il sogno americano nella forma in cui lo ricordi tu. Era più semplice perché era anche più brutale, era diviso in due e si doveva stare da una parte piuttosto che dall'altra. Noi eravamo anche molto più poveri e quindi identificavamo l'America come portatore anche di una quota importante di benessere materiale. Noi siamo un paese più complesso, oggi ovviamente più evoluto, abbiamo una ricchezza immensa di cui siamo parte, che è l'Europa, oltre alla grande ricchezza che è di tutti, che è il crollo della cortina di ferro. Quindi in questo mondo fatto legittimamente di tante più voci, gli americani si devono conquistare il loro spazio. Secondo me era interessante il paragone fatto da Castellaneta poco fa, quando diceva non sono più, il 60% hanno comunque la possibilità di determinare con il 30 e il 40% delle azioni complessive dove deve andare la maggioranza. Però io credo che questo non vada a detrimento del ruolo degli Stati Uniti, semplicemente li obbliga ad affinare la proposta. Io trovo estremamente interessante la politica di comunicazione di Obama, che essendo il primo presidente autenticamente diverso perché di colore, ha centrato tutta la sua prima e anche seconda campagna elettorale sul fatto di essere uno di voi. Io sono l'incarnazione di quel sogno americano. Ora, come la politica insegna sotto tutte le bandiere, quando realizzi il sogno devi inventarne un altro, perché quel motivo, quel motore che portava consenso prima si è esaurito proprio perché ha raggiunto l'obiettivo. Quando lo realizzi o quando non riesci a realizzarlo? Beh, in questo caso lo realizzi, perché se abbiamo una persona di colore, di umili origini o comunque sia di origini non certo... Tu dici, si è realizzato per il fatto stesso che Obama è arrivato alla Casa Bianca. Lui è il simbolo, ma non è certo l'unico, insomma, degli americani che sono riusciti ad arrivare lì. Quindi legittimamente e credibilmente dice, io che porto un buffo nome africano, perché questo anche dice in uno dei suoi molti discorsi, posso essere uguale a te, proprio perché dimostro che in questo paese venire da lontano, avere un nome diverso, eccetera, non è un impedimento per diventare anche presidente. Allora, vuol dire che quel sogno non lo si sogna più perché è stato in qualche modo compiuto, ovviamente con tutti i limiti che la realtà comporta, non è il paradiso terrestre, però insomma è stato sostanzialmente compiuto. Quella missione è stata compiuta, adesso all'America ne aspetta un'altra, devo dire per fortuna non più una missione solitaria, una missione con un'Europa che, santo cielo, dovrebbe assumere un ruolo anche politicamente molto più attivo di com'è, ma comunque sia. Per ora si è svegliata la finanza, speriamo si svegli anche la politica. E poi, che ho sentito aleggiare, e mi fa piacere in questo dibattito, però forse non abbastanza, la Cina, che a tutti fa paura, ma non è mica un mostro.
cioè è un'enorme potenza che si sta svegliando. Tu sei tra l'altro arrivata da poco dalla Cina. Sì, sono venerdì sera. Che sei... Guarda, io adesso stavo per dire cosa sei andata a fare, insomma, era un po' da un anno e mezzo a questa parte in particolare sto andando e venendo, dico, come se ci fosse un Frecciarossa con Pechino e con Shanghai, perché sto aiutando con una rete di imprese che si chiamano l'Italia, le imprese italiane ad esportare verso questo grandissimo mercato. Ora, l'esportazione non è soltanto un'operazione commerciale, se parliamo di prodotti italiani stiamo parlando di un'operazione culturale, oltre che commerciale. Il nostro marketing ben fatto implica anche una condivisione di finalità che sono più profonde che acquistare un prodotto. E io devo dire che trovando i modi giusti di dialogare anche con soggetti molto importanti dall'altra parte, dico dall'altra parte della muraglia cinese in questo caso, la possibilità di costruire un rapporto, ma sì, diciamo paritario, cioè di rispetto reciproco, c'è. Bisogna mettersi in una posizione giusta, non vanno sottovalutati, non bisogna neanche mettersi a zerbino, non bisogna pensare che queste persone vengano per depredarci, semplicemente sono innamorati pazzi dell'Italia, in questo sono simili agli americani, e solo che avendo un altro codice di cavalleria, come dire, se la prendono con le buone o con le cattive, molto meglio saper opporre la giusta resistenza per mettere il rapporto su un piano. E l'Italia è come quel famoso liquore, al primo colpo affascina, al secondo strega. L'Italia è sicuramente percepita come un soggetto femminile, e io dico che come ogni ragazza di buon senso deve sapersi concedere quando ha dosato come si deve, quando ha saputo, come dire, domare il corteggiatore nella maniera adatta. Patricia, però, lo diciamo... La cosa, gli americani e i cinesi ci guardano l'Italia con grande interesse, il cibo, la moda, eccetera. Ma invece, viceversa, gli italiani, secondo te, come guardano oggi gli Stati Uniti? C'è ancora il mito americano da noi oppure no? Tu che vivi qui. Uno credo sì, ma vorrei anche dire che io credo ancora molto nel sogno americano. Io sono americana, vivo da tanti anni in Italia, ma torno spesso nel mio paese, e in questo proprio momento, il momento di grande crisi economica in America, si sente comunque la possibilità, se ti metti a lavorare duro, se ti butti giù. Invece se si mette in Italia a parlare con i giovani, sono proprio senza speranza qua. Questo è importante, che va molto al di là dei numeri. Ma da questo punto di vista, cioè, non sono soltanto che noi non abbiamo numeri per la crescita, noi non abbiamo slancio per la crescita. E quello che è preoccupante per i giovani, ma forse ancora di più, la condizione psicologica prima ancora, sì, che certo, quella pratica. Certo. Dicevi, già? No, da questo punto di vista l'economia americana va meglio di quella europea. Ma meglio, e c'è più possibilità di inserirsi, di trovare il mestiere senza la raccomandazione, senza l'aiuto di qualcuno. Sono creati 500.000 di posti di lavoro negli ultimi 3 mesi, quindi questa in Italia e soprattutto il grosso dell'Europa non avviene. Io non voglio fare la guasta feste per forza, e non voglio nemmeno fare la filo cinese per forza, perché non lo sono, tra l'altro. Quindi semplicemente... Se ti tiri un po' gli occhi, però magari... Dice, è un po' che li frequento un po' più da vicino, diciamo, magari è più facile vedere certi aspetti. Dopo l'apertura, la grande apertura al mercato, la Cina è stata sicuramente ubriacata di Stati Uniti, si è ubriacata non solo perché ne ha comprato i titoli di Stato, ma perché proprio si è permeata dei modelli di consumo americani, che sono obiettivamente un grande propulsore per lo sviluppo. Adesso, passata questa prima ondata a sbornia, si stanno facendo il palato, e quindi guardano con un interesse che va preso sul serio all'Europa, e nell'Europa vedono l'Italia come una specie di porta d'ingresso d'onore. Allora, se noi capissimo questo, ci tireremo un pezzo avanti, io credo. Io sono anni che dico che l'Italia è un hub naturale. Però questa cosa va poi tradotta in una serie di iniziative alla loro altezza, perché noi non abbiamo la scala di dimensioni, neanche se volessimo, per poter dialogare con loro. Allora, o noi siamo capaci di fare rete dentro e fuori dall'Italia, cioè voglio dire dall'Italia proiettati sull'Europa, nei confronti di un nuovo mercato asiatico, oppure perdiamo una straordinaria occasione. Ma nella mia follia dico che la perdono anche i cinesi, la perdono pure gli americani. Voglio dire che di fronte a un mondo tendenzialmente pacificato, ovviamente con gravissime guerre nel settore sud, ma dove l'emisfero boreale tende ad essere in pace, la possibilità di giocare una pacifica e interessante partita a tre è, secondo me, estremamente concreta. Però bisogna che ciascuno la sua parte la faccia, compreso la microscopica Italia, che qualche carta da giocare ce l'ha. Sì, se ci fossero gli Stati Uniti d'Europa sarebbe tutto molto più semplice, come accennavamo prima.
Ma tornando al mito americano, Teodori, tu che l'hai studiato, l'hai anche scritto, eccetera, per esempio New York è ancora la città più moderna del mondo oppure ci sono le nuove città asiatiche che l'hanno soppiantata? C'è ancora la supremazia nella letteratura, nel cinema, nella musica? La città, se si considera l'aspetto esteriore, adesso ci sono tutte queste città del mondo arabo che sono, non so, io non l'ho mai viste, solo, l'ho viste solo Dubai, in fotografia, che sono delle cose strepitose che superano, diciamo, Michele sono sempre lì. Le immagini, non ho capito perché, ma ci vuole. Le immagini americane, le immagini di New York. Però dentro a New York c'è tanta di quella cultura, c'è tanto di quello spettacolo, c'è tanto di quella comunicazione, c'è tanto di quella intelligenza, c'è tanto di quelle cose che credo che difficilmente ad oggi altre città o altri paesi del mondo possono raggiungere quel livello. Chissà fino a quando durerà, ma al momento sicuramente per i prossimi 10 o 20 anni questo fascino, questo mito, questa anche superiorità concretamente nei fatti. Castellaneta, tu scambieresti New York per un'altra città o no? No, New York è un po' il cuore, credo, no, del nostro mondo, non dal punto di vista fisico, perché i grattacieli di Shanghai o di Dubai sono forse più belli, più moderni, ma perché c'è un'anima a New York, una città cosmopolita. Si è spostato verso... Veramente c'è di tutto, New York, anzi, si fa, è una città comoda ormai, è diventata anche fragile, un po', diciamo, con affetto si fa a New York, a vedere poi questo mondo che formicola nelle strade di New York. A proposito del mito, io volevo anche dire che il mito americano è anche questo tipo di eleggere il presidente, una costituzione che ha 236 anni va, è sempre la stessa, con la prima settimana di novembre si vota ogni 4 anni per il Presidente della Repubblica, ogni 2 anni per la House. Suggerendo per l'Italia? Non lo so, dico, però è un sistema talmente bello, io trovo che appassionato, che poi questa lotta dei candidati che poco a poco si eliminano e poi vengono fuori attraverso un processo solamente i due e uno vince, quello che vince teoricamente è il migliore. Trovo che è bellissimo. Ho sempre chiamato questa cosa un miracolo. È un miracolo. Di 230 anni con la stessa Costituzione, lo stesso meccanismo elettorale. Il martedì di novembre ogni 4 anni, tu sai che fra 4 anni... La stessa unità intorno al presidente. Patricia, scusa. Voglio solo aggiungere una cosa che abbiamo a New York e abbiamo negli Stati Uniti che non hanno in Cina, è questa nostra capacità di assorbire gli altri nazionalità e cultura. Cito un articolo di Federico Rampini che è andato a sentire la sinfonia a New York, erano tutti cinesi. Allora noi prendiamo il migliore dalla Cina, russi, e facciamo parte del nostro università. L'impersonificazione del sogno americano è proprio l'elezione di Obama. Perché come diceva prima, la cosa, Obama non è un afroamericano, Obama è figlio di un keniota. È diventato afroamericano sposando Michelle, poi era in Indonesia, è naturalmente molto più popolare in tutto il resto del mondo che non in America. In America forse potrebbe addirittura essere sconfitto, ma tutti quanti noi qui abbiamo detto che eravamo per Obama, e probabilmente la popolarità di Obama perché Obama è in qualche maniera il sogno americano del mondo globale di oggi. Facciamo una cosa: se viene sconfitto gli chiediamo di venire in Europa, lo importiamo. Possiamo suggerire come presidente degli Stati Uniti d'Europa, visto che poi dobbiamo eleggere un presidente. Insomma, prenderlo da fuori mi sembrerebbe proprio una missione quasi debolezza. Prendiamo l'italiano, diciamo, forse è meglio. Io non sottovaluterei, però, un in tutto papa questo straniero, no? Non è la stessa cosa, perché qui stiamo parlando di cittadinanza, quindi. Mentre la Chiesa cattolica per definizione universale, ma dicevo che non sottovaluterei un altro elemento che è quello generazionale, cioè i grandi sogni si accompagnano anche a delle tornate generazionali. C'è stata una o qualche generazione che ha sognato in quel modo il sogno americano. Secondo me è giusto, è legittimo che nuove generazioni, anche parzialmente sradicate rispetto alla cultura di quelle che le hanno immediatamente precedute, guardino a un nuovo equilibrio mondiale dove anche l'Oriente gioca
un ruolo estremamente importante, proprio per quell'elemento che sottolineava prima la giornalista, cioè del grande vuoto ancora da colmare in termini di comunicazione, di libertà, di democrazia, che l'Oriente ancora deve fare. Allora, proprio in nome di quello, io credo, sono convinta che un dialogo, e anche molto serio e serrato tra le tre parti, sia estremamente importante, se non vogliamo perdere l'occasione. Irene, tu, che visto che non hai partecipato al dibattito precedente, che pronostico fai e che cosa voteresti se fossi... Io condivido questo pronostico per un motivo che forse qualcuno considererà puerile, ma per... Di Obama? Il pronostico a favore di Obama per motivi televisivi, perché Obama ha la faccia da protagonista di serial televisivo, mentre Romney è decisamente un comprimario, può essere il chirurgo con il quale si è avuto una relazione in una delle puntate intermedie. Quindi per questo motivo di physique du rôle sicuramente per il pubblico americano. Sono tutti e due uomini belli, diciamo. Ma quella faccia un po' irregolare dell'Obama funziona. E voteresti Obama se fosse americano? Non per questo motivo, però lo voterei perché secondo me il ciclo da lui intrapreso, e in questo sono d'accordo con l'osservazione che faceva Gianni De Michelis prima, cioè fare la pace è infinitamente più difficile che fare la guerra, è un ciclo che difficilmente può esaurirsi su un arco di 4 anni. Bene, allora non so se avremo azzeccato il pronostico domani sera o al massimo dopodomani mattina. Sapremo chi avrà vinto tra Obama e Romney, ma abbiamo cercato di capire, spero che sia stato utile, che cosa sarebbe successo nell'uno e nell'altro caso e che cosa comunque succederà agli Stati Uniti e di conseguenza a tutti noi. Grazie di essere stati con noi, ci vediamo lunedì prossimo. Arrivederci. Grazie.